Passata la nottata che ha portato la vittoria del centro-sinistra e quindi del confermato presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni e il passaggio della Calabria al centrodestra dove a vincere è la forzista Iole Santelli, ora è il momento di decidere anche in vista delle regionali delle Marche a primavera, dove il centrodestra o meglio Fratelli d'Italia da settimane ormai ha schierato il deputato Francesco Acquaroli tra strani silenzi di Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico e le forze di centrosinistra devono decidere se confermare il governatore uscente Luca Ceriscioli o proporre candidature alternative, tra cui quella della sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, che una parte del PD sta promuovendo con entusiasmo, lasciandosi aperta la porta però ad un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, che dalla tornata di Calabria ed Emilia Romagna esce davvero con le ossa rotte. Per un largo fronte progressista ha già alzato la mano l'ex rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi. Con gli scenari aperti a poco più di 4 mesi dalla chiamata alle urne, si prospetta decisiva la direzione del PD alla Palombella di Ancona di giovedì prossimo. Decidere e in fretta è il messaggio che arriva a margine della presentazione del congresso della Lega delle Autonomie Locali in programma il prossimo 7 febbraio a Grotta Mare. Non bisogna adagiarsi su quello che è stata l'Emilia Romagna, cioè l'Emilia Romagna è l'Emilia Romagna, le Marche sono le Marche. Bisogna decidere qualcosa nelle Marche e quindi questa settimana il mio auspicio è che sia una settimana decisiva per assumere una decisione definitiva. Si cerca ancora questo accordo con il Movimento 5 Stelle? Secondo me sì, bisogna continuare a guardare ad un accordo perché non si può far finta che non si governi insieme a livello nazionale, bisogna avere l'alleanza più larga possibile che riesca a rappresentare il mondo progressista, riformista, democratico. Noi dovremmo trovare un o una Bonaccini delle Marche. Lei c'è? Io non sono candidata a niente, è chiaro? Io non sono candidata a niente e non mi candido a niente. Chi deve decidere su alleanze, candidato, eccetera, lo faccia.